benvenuti o bentornati nel canale. Come sempre tira vento e come vedete mi sto incamminando e sto andando a provare un piccolissimo drone sotto 250 grammi di peso che sta in questa piccola valigetta qua, che mi ricorda esattamente quella del Mavic Mini Combo. Non so se avete presente, sembra proprio lei. Dentro ho il mio nuovo drone del colore della mia felpa, un arancio vivo stile Evo 2, per intenderci. Ma non è un mini Evo, sia chiaro, come avete visto nel titolo. E dunque andiamo a vederlo insieme, sperando, perché un drone parecchio leggero, con questo vento che non ci lascia pace tutti i giorni, spero mi consenta di raccontarvelo. Vai! Salve! Mi lasci il tempo anche di calmarmi, ragazzi, dai, è ovvio, che devo fare? L'occhio vuole la sua parte. No, dicevo, no, guardate sto serpente come sta hovering, guardate come ci sta, lo aspettavo, non fa una piega, oh, non fa una piega, una bellezza. No, era giusto per farvi capire a terra, perché sennò qui arriva anche un cane ora. Vieni. Eccolo qui, atterrato. E intanto spero che non vi dimenticate di darmi un bel like, un segno del vostro affetto e della vostra stima, che mi serve per contribuire alla crescita di canale. E se non siete ancora iscritti, ormai lo dico sempre, iscrivetevi. E me lo merito un like, no? Un like me lo merito, vero? Un bel pollice in su. E vabbè, insomma... Diciamo di sì, via. Bene. No, era così per... non sa nemmeno che vuol dire like, l'ho domandato a lui, ma insomma, vabbè, vi dicevo, se voi me lo date un like, bene, e se voi volete iscrivervi, voi potete anche iscrivere, a me mi va benissimo, sono contento a bestia. Intanto, che dirvi, nella scatola, che non arriva nella scatola, ma arriva in una confezione, poi in una borsa, ci si trova dentro il radiocomando, il drone, delle eliche di ricambio, i manuali, un cacciavite, insomma... Di noi ci non manca nulla, ragazzi, è uno spettacolo. Comunque, questo voi vedete, guardate com'è bellino acceso le luci. Oh, pesa esattamente 238 grammi, e come tutti sanno, si guida senza nessun tipo di attestato APR. Somiglia un po' a tutti i droni di questo genere. Mavic Mini, anche i Fimi Mini, tra l'altro, e lo devono commercializzare anche arancioni. Ancora si vede solo bianco, ma arriva anche arancioni. Ma lui è l'SG108, che ve lo dico già da subito, vola alla grandissima e un costo una sega, come si dice in Toscana. Un costo una sega, è proprio così. Oh, guarda com'è bellino. E parte proprio dal prezzo. Oh, e costa poco più di 80 euro, sì, vi metto il link qua sotto in descrizione, e se vuoi l'ordinare, va arriva a casa in 10 giorni, più o meno, A me in 10 giorni precisi dall'ordine e mi è arrivato. Ha una fotocamera regolabile, qui dal radiocomando, da qui. Vediamo un po' se mi riesce a farvelo vedere. Vedete? Eccolo qui. E loro scrivono che è in 4K HD e io aggiungo, sì, ciao, buonanotte, 4K, 4 caccate, altre 4K. Va bene, ha un mantenimento di fatto dell'altitudine, ha il GPS, ha il posizionamento del flusso ottico. Ragazzi, più Dio sì, i che deve avere. Guardiamo gli abbellino. Ma è un gioiellino. Oh, il suo nome esatto è ZLL-SG108. Un drone, come detto, che ha il GPS, ha motori brushless. Oh, c'ha motori brushless, E pesa meno di 250 grammi e dunque consente a tutti, e Dio tutti, di divertirsi e di volare senza un attestato APR a 1 a 3. Facile, semplice, così, voi lo comprate, voi lo scartate e voi lo fai volare, fine. Io mi sono preso la versione base, ma esiste anche una versione pro che è identico, ma ci hanno inserito su quello un gimbal a due assi e una batteria invece che da 2200 mAh l'hanno portata a 3000 mAh. E alla fine, per lo scopo, perché deve essere usato, va bellino, lo stesso colore della felpa, uguale, dicevo, per lo scopo
per cui e si compra e si deve usare, secondo me cambia poco. Costa 20 euro in più, arriva una moto e fa un casinone. Là. Questo fa un casino da Madonna, però il peso sale a 276 grammi. E allora ragazzi, ciao, ciao Pipi, buonanotte, e che me ne fo? E posso pigliare, che ne so, un altro drone a 120 euro, che è un po' più peso magari, però voglio dire, tanto c'ho lì patentino comunque, vi torna? Madonna e palle sto vento. Oh, ma ti ha armata Madonna, tu mi fa vive. Maremma, budella, mi sa facciamo come qualche, mi metti il cappello. Io, i youtuber si mettono tutti il cappello, bisogna cominciare a mettermelo anch'io. Comunque, sono stati dei fenomeni questi qui. Perché? Perché hanno lasciato la dicitura davanti 249 grammi sui bracci, ma poi il peso reale al decollo l'hanno alzato i 27 grammi con i pro. E a questo punto hanno sfiorato, hanno passato di sopra alla fatidica cifra dei 250 grammi. E il drone pesa sempre 186, però con la batteria va a 276. Allora addio. Comunque, che vi do di state attenti a non prendere quello, perché se no poi alla fine non vi fa il gioco, e prende questo di 250. Vi lascio il link ovviamente a sotto in descrizione, che è quello giusto. Sulla parte anteriore c'è una bella serie di piccoli LED frontali, ve li fa vedere, eccoli qui, vedete, blu, e ci sono due sul retro verdi. La trasmissione video è Wi-Fi a 5 GHz, è a modalità di volo intelligenti, smart follow, waypoint, gesture e quant'altro. Vola in un raggio di circa 6-700 metri e la batteria è di 2200 mAh, l'ho testata ormai per alcuni cicli e sembra non finire mai, veramente. Sì, perché il drone vola per circa 20 minuti in modo continuativo, anche se dopo 13-15 minuti inizia a rompere le scatole un noiosissimo bip, però potete continuare a volare, lui vola tranquillo fino a che non arriva proprio alla fine, che fa RTH e torna giù. Ma parliamo della radio. È super iper compatta. Esatto, non ha bisogno di batterie stilo per caricarsi. Infatti c'ha un attacco USB dove in modo tranquillamente con la batteria interna si ricarica. Mi garba a bestia a questo trasmettitore che si accende in modo automatico. Infatti quando vado ad aprire le braccia per il supporto smartphone, lui si accende senza dover premere tasti particolari e quant'altro. È molto minimale, ha dei tasti di decollo, atterraggio, interruttore GPS, RTH, foto e video, e ha nel fronte 5 LED di indicazione dello stato della batteria. E poi sul fronte, qua sulla destra, ha la possibilità di inclinare la camera di 90 gradi. Salve. E per volare con lui occorre la classe A per tutte queste serie di drone, ovvero la H Fan Pro, che è disponibile sia per iOS che per Android. Un drone che per farlo volare è davvero banale. Guardate come si procede. Andiamo a accendere la radio, e si accende semplicemente aprendola, come vi ho detto. Andiamo a accendere il drone. Ecco acceso, eccolo qua. Andiamo a inserire la nostra, il nostro smartphone dentro il supporto della radio, e a questo punto non ci resta che andare a collegare la linea Wi-Fi del nostro drone. Andiamo su le impostazioni, scegliamo ovviamente Wi-Fi, lui vedrà il nostro piccolo drone acceso, eccolo qua, M8 GPS, andiamo a connetterci alla rete Wi-Fi del nostro drone, e una volta agganciata, bene, andiamo ad avviare la nostra app premendo Start. E lui in pratica vedete che ci vede
il nostro drone. E a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare semplicemente la calibrazione. In che modo? Andiamo a premere su questo tasto a lungo, fa il beep, prendiamo il nostro drone, lo facciamo ruotare sull'asse verticale, così in orizzontale, sentite, ho suonato, facciamo la stessa cosa, eccolo, e il drone è calibrato. A questo punto non ci resta che aspettare, avete sentito, ha suonato il nostro GPS, per cui è pronto, è sufficiente andare a sbloccare dall'app i motori, eccolo qui, e decollare. Voilà! Due. Abbiamo anche il motocross. Bene. Dall'app si ha accesso a tutte le modalità di volo avanzate, waypoint, GPS, follow me, orbit, RTH. Insomma, davvero, davvero un gran bello spettacolo. Mi diverte in modo assoluto. Passando alla parte foto e video, questo è un drone che purtroppo non vi consente di creare contenuti di qualità. Ebbene sì, l'effetto discoteca è la dominante del video. Purtroppo, anche perché non avendo un gimbal meccanico e nemmeno un SD che monta a bordo, si appanna anche in vetro a questi. Non avendo un gimbal meccanico e nemmeno un SD da montare a bordo, ci limitiamo ad avere delle immagini registrate sul nostro smartphone, e le foto, diciamo, che possono andare sono accettabili, mentre i video lasciano davvero molto a desiderare, e non è lui il drone se volete fare delle riprese. E dunque adesso il mio pensiero, che spero apprezziate. Questo è un drone che, per il costo che ha, è come prima cosa guidabile da chiunque, grazie al basso peso appunto che ci offre. Vola davvero benissimo, ha GPS, funzioni davvero interessanti che consentono di volare con una batteria per circa 20 minuti. Ha un radiocomando che si ricarica via USB, minimale ma molto molto interessante. Dunque davvero divertente e utilissimo per iniziare a volare appunto con un drone, perché unisce tutte le funzioni appunto di un drone più costoso, ma ci consente alla fine di imparare a prendere confidenza con un drone che ha il GPS. Purtroppo il tasto dolente è sempre il solito, non si sbaglia mai su questi droni, ovvero se volete fare foto di qualità, o meglio video di qualità, diciamolo onestamente, non avete scelta, dovete alzare l'asticella, spendere di più e prendervi un Mavic Mini, un Mini 2, un Fimi Mini, uno Ubsanzino Mini, sta uscendo. Il dubbio potrebbe essere: mi prendo un drone così a 80 euro, o mi prendo un piccolo DJI Tello a 100 senza radiocomando su Amazon? Beh, la risposta è semplice: se volete fare qualche foto un po' più carina, ma soprattutto volete fare dei video che almeno lato social siano interessanti, il Tello senza ombra di dubbio è forse migliore, anche se non ha GPS, se non lo prendete senza usare la radio e lo fate volare con lo smartphone, però portiamo a casa roba abbastanza carina. Ma se vogliamo iniziare ad avvicinarsi a questo mondo e a pilotare un drone senza avere un attestato APR, ad esempio, questo con 80 euro è davvero interessante per imparare a volare. Che dirvi, vedrete piccoli droni qua nel canale anche nelle prossime settimane, sicuramente, e dunque mi raccomando, non mollate il canale. Ciao, alla prossima, da Bignette, da una Toscana sempre e incredibilmente piena di vento che non si sopporta più. Ciao, alla prossima.